Oh, buongiorno, dovreste esserci adesso, dovremmo avercela fatta. Bene, quindi scusate per questo ritardo, ma abbiamo avuto dei problemi col telefono, ma adesso ci siamo. Benissimo, allora, innanzitutto grazie a tutti quanti per essere qua, come sapete sono Marta e questa è una lezione di yoga. Quindi, come premessa, volevo dirvi che la lezione di yoga non è proprio come quella di danza, per cui l'insegnante di yoga non dimostra prima, ciao Roberto, buongiorno, non dimostra prima e poi si fa l'esercizio, ma si fa tutto insieme. Ovviamente non è una lezione proprio principianti, ma insomma cercherò di darvi più varianti in modo da permettere a tutti quanti, anche chi fosse all'inizio, inizi della pratica, di riuscire a seguire questa pratica. Oggi lavoriamo. Voglio lavorare sulle estensioni laterali, sia esterne al corpo che interne al corpo, in modo da riuscire a portare un pochettino sull'energia. Le estensioni laterali fanno sudare tanto, ci fanno diventare molto allegri e contenti, quindi dovremmo riuscire a lavorare su queste grandi aperture. Non abbiamo bisogno di nulla, né blocchetti né cinghie, quindi la cosa che facciamo è andarci a portare sul nostro tappetino, se ce lo avete, spero di sì, e vi sedete sulle vostre ginocchia. La cosa che vi chiedo è di andare a separare le ginocchia e i piedi quanto più potete, per poi appoggiare i glutei in mezzo ai vostri talloni e distendere le braccia in avanti, fronte a terra. Da questa posizione, una cosa importante è che non abbiate dolore all'interno delle ginocchia. Se così fosse, chiudete leggermente, in modo da sentire che comunque il bacino sprofonda in mezzo ai vostri piedi, ma le ginocchia rimangono safe. Fronte a terra, se riuscite, se avete difficoltà, puntate i gomiti, potete anche sostenervi la testa se preferite, insomma lasciate che la posizione piano piano vi accompagni verso la terra, quindi riusciate a sprofondare, come leggo i capelli così non ho fastidi, riusciate a sprofondare verso il terreno. Da questa posizione che terremo per qualche istante, iniziamo a portare sempre più attenzione al nostro respiro allunghiamo, lo lasciamo scorrere attraverso il naso. Cerchiamo durante tutta quanta la pratica di riuscire a respirare attraverso il naso in modo da essere consapevoli del nostro respiro, da renderlo lungo, profondo e da muoverci sempre in accordo con il respiro. Qui è possibile che iniziate a sentire dei pizzichi all'interno delle anche. Stiamo lavorando proprio su quello, quindi cercate proprio di entrarci dentro, di sprofondarci con il peso. Appoggiamo bene le nostre mani a terra e premiamo con decisione con tutta quanta la superficie delle nostre mani. Sono aperte più o meno quanto l'ampiezza delle nostre spalle. Inspirando, solleviamo il nostro sguardo, ci portiamo in avanti, le ginocchia si mantengono a terra. Avanti, 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 inarchiamo leggermente la nostra colonna vertebrale, mento parallelo a terra. Espiro, mento al petto, gonfio le mie scapole, lentamente vado dietro. Dietro, 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 riappoggio i miei glutei in mezzo ai miei talloni. E poi di nuovo con un movimento ad onda, inspiro, mi porto in avanti. Espando, apro il mio petto, spalle giù, distaccate dalle orecchie, sollevo il mento. Espiro, mento al petto, piano piano, spingo sulle mie braccia, mi riporto indietro, appoggio i glutei sui talloni. Lo facciamo altre 3 volte con un movimento lungo, in ispirazione srotolo, mi porto in avanti, apro il petto, trattengo qui un istante. Espiro, assorbo l'ombelico e la colonna, spingo indietro le mie pelvi e mi appoggio con i glutei in mezzo ai miei talloni. Il penultimo, inspiro, mi porto in avanti, apro bene il petto, espando tutta la parte frontale del corpo. Espiro, piano piano piano, mi porto indietro. E poi l'ultimo, il più lungo e il più profondo, inspiro, mi porto avanti, apro, espando, premo con le mie mani a terra. Espiro, assorbo l'ombelico, mi spingo indietro, do lunghezza alla mia schiena, sento le braccia ben lunghe.
inspirando mi sollevo e mi vado a portare sui quattro appoggi, quindi sono nella posizione praticamente del cagnolino. Le mie spalle devono essere allineate ai polsi. Premo bene sulle mani, ruoto le mie spalle indietro in modo da sentire che il petto è ben aperto. Vado a sollevare il mio ginocchio destro appena appena da terra, di qualche centimetro. Sento già che si attiva un pochettino il mio addome. Inspiro, sollevo la gamba destra come il cane che fa pipì. Espiro, porto giù la gamba destra. Inspiro su la gamba destra. Espiro giù la gamba destra. Altri tre, inspirando, giù. Su, inspiro, porto la gamba, espiro, riabbasso. L'ultimo, su la gamba, fermi qui con la gamba, andiamo ad aprire la nostra gamba verso destra, distesa, senza toccare terra. Qui forse sentiamo leggermente il gluteo destro, mi raccomando tenete le braccia distese, lo sguardo in avanti. Benissimo, espirando porto indietro la mia gamba destra. Appoggio, forse non mi vedete, appoggio il piede destro a terra di taglio rispetto al sinistro. Premo forte sulla mia mano sinistra, inspiro. Sollevo il braccio destro. Spingete leggermente in avanti il vostro bacino e appoggiate indietro la schiena così da sentire come vi tira tutto quanto il fianco destro. Espiro, braccio destro oltre la testa, allungo tutto quanto il lato destro. Sentite che diventate 5 cm più lunghe sul lato, più lunghi sul lato destro. Annusate bene l'ascella destra in modo da sentire che il collo è sostenuto. Benissimo. Espiro, guardo a terra, riappoggio la mia mano destra sotto la spalla, inspiro, ginocchio destro al petto, come se volessi dare un bacio al mio ginocchio e poi a cavallo porto il ginocchio destro davanti al ginocchio sinistro. Strizzate bene le vostre cosce, come se aveste una sola gamba. Benissimo. Andiamo ad intrecciare 10 dita e appoggiamo questa terza manona gigante proprio davanti al nostro cuore a terra. Braccia ben distese. Guardo in avanti e vado a sciogliere la colonna ruotando bene con il bacino in tutte quante le direzioni. Provate a mantenere le ginocchia ben unite, le cosce ben strette. Guardate in avanti. Ruotate, quindi sentite che vi tira prima un'anca, poi un'altra. E ovviamente anche la schiena si muove. Benissimo. Bene, ci fermiamo al centro. Andiamo ad appoggiare la nostra mano sinistra a terra, proprio sotto al nostro viso. Quindi si porta un pochettino al centro e un pochettino in avanti. Appoggiamo il dorso della mano destra sul sacro. Premo bene sulla mia mano sinistra, inspiro. Sollevo il braccio destro. Sentite bene la torsione, mi raccomando, strizzate le vostre cosce, attivate i muscoli interni delle gambe. Il petto si porta in avanti, sto provando a creare 180 gradi di angolo fra le mie braccia. L'addome è attivo soprattutto quando espirate. Benissimo, espiro, guardo a terra, appoggio a terra la mia mano destra, inspiro, richiamo il ginocchio destro al petto. Riappoggio il mio ginocchio destro a terra accanto al sinistro. Da qui puntiamo i nostri piedi, inspiro, guardo avanti, apro bene il petto, espiro. Ci portiamo nel nostro primo cane a faccia in giù. Camminiamo un po' sul posto, sciogliamo un attimino le catene posteriori, le mani completamente incollate a terra, braccia ben distese. Inspiro lentamente, srotolo, linea retta. Le spalle un millimetro in avanti rispetto ai miei polsi. Appoggio le ginocchia a terra in arco alla mia schiena. Espiro, metto il petto a terra. Inspiro, scivolo in avanti. Piccolo cobra. Espiro, allungo indietro. Cane a faccia in giù. E da qui di nuovo, lentissimamente, andiamo a flettere le nostre ginocchia piano, piano, piano. Per andare a riappoggiare le nostre ginocchia a terra. E ci riportiamo sui quattro appoggi come eravamo prima, quindi spalle allineate ai nostri polsi, le cosce il più perpendicolari possibili. Perfetto. Andiamo a sollevare il ginocchio sinistro, mi giro da questa parte così mi vedete, premendo sulle mani a terra, solleviamo il ginocchio sinistro, inspiro, sulla gamba come il cane che fa pipì, espiro, chiudo, in, S, in, S. Altri due. In,
inspiro su, espiro, stendo. Mi raccomando, provate a tenere la gamba su, non appoggiamola a terra, sentiamo il gluteo sinistro che lavora, sentiamo l'addome che lavora. Espiro, distendo indietro la mia gamba sinistra appoggiando il piede di taglio rispetto al destro. Premo sulla mano destra, inspiro, sollevo il braccio sinistro. Spingo bene in avanti il mio pube, appoggio indietro la mia schiena. Libero bene tutto il fianco sinistro del corpo. Espiro, distendo il braccio sinistro oltre la mia testa. E allungo bene, sentite come vi tira la pelle del fianco. Come si apre bene il polmone sinistro ad ogni ispirazione. Espiro, guardo a terra, riappoggio la mano sinistra a terra, inspiro, porto il ginocchio sinistro al mio petto. Espiro, a cavallo, ginocchio sinistro che si apre oltre il destro. Quindi andiamo ad intrecciare di nuovo le nostre dita davanti al nostro cuore, abbiamo una terza mano, una gigante, questa volta giriamo con il bacino in senso anti-orario, quindi verso sinistra. E sciogliamo bene l'articolazione del bacino. Benissimo. Muoviamo, guardiamo in avanti se riusciamo, braccia distese, mani che premono a terra. Benissimo. Ci fermiamo al centro, andiamo a posizionare la nostra mano destra proprio davanti al nostro viso, quindi un pochettino al centro, premo bene sulla mano destra, appoggio il dorso della mano sinistra sul sacro, inspiro, sollevo il braccio sinistro, ruoto bene la colonna, 180 gradi tra le mie braccia, strizzo le mie cosce, una contro l'altra. Benissimo, inspiro, apro. Espiro, assorbo la pancia dentro. Espiro, guardo a terra, riappoggio la mano sinistra a terra, vado a sollevare il mio ginocchio sinistro come se lo portassi al petto e poi appoggio il ginocchio sinistro accanto al destro. Teniamo le mani sotto le nostre spalle, mi rigiro di qua se no non mi vedete, poverini, e andiamo a girare indietro le nostre mani. Qui mi raccomando, soprattutto i ballerini che tendono ad essere molto flessibili, non dobbiamo iperestendere, vedete che i miei gomiti qua fanno un po' impressione. Dovete piegare leggermente per avere le braccia attive e la mano che preme completamente a terra. Da qua inspiro, curvo la colonna. Espiro, in arco, svuoto completamente i polmoni. In. Es. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, benissimo. Inspiro, riporto al centro la mia colonna vertebrale, giro di nuovo le mani in avanti, se avete fastidio ai polsi vi fermate un attimo e sciogliete, è normale aver fastidio ai polsi adesso, eh? Bene, riappoggiamo le mani a terra. Puntiamo i nostri piedi, inspiro, guardo in avanti, espiro, cane faccia in giù. Benissimo, ci prendiamo qua un istante, quindi troviamo bene la distanza tra mani e piedi, le braccia ben distese, le spalle che girano verso l'esterno, le ginocchia micro sbloccate in modo da sentire bene il sacro spingere verso l'alto. La testa e ciondoloni, quindi il collo è completamente rilassato. Benissimo, da qui inspiro, sollevo al cielo la gamba destra, su verso l'alto. Qui non preoccupatevi se l'anca destra si apre verso l'esterno, fate proprio sentite lunghezza su tutto quanto il vostro fianco destro. Guardo in avanti, espiro, porto il ginocchio destro al gomito sinistro. Inspiro, torno indietro. Espiro di nuovo, ginocchio destro al gomito sinistro. Inspiro, torno indietro. Ginocchio destro al gomito sinistro. Inspiro, ginocchio destro al petto. Espiro, appoggio il piede destro al centro delle mie mani. Ovviamente se il piede si ferma indietro, lo porto in avanti. Appoggio il ginocchio sinistro a terra, collo del piede sinistro a terra. Sprofondo qui un istante. Scivolate proprio con il bacino verso il basso. Andiamo a ruotare il nostro piede destro di circa 45 gradi più o meno verso destra. Appoggiamo la mano destra sulla coscia destra. Inspirando,
come spingo via, ma accompagno il ginocchio destro lontano da me, porto il mento alla spalla destra. Sentite come tira, come si sta allungando l'interno dell'anca destra, un pochettino anche il piriforme. Schiaccio il collo del piede sinistro a terra, se riesco sollevo anche il ginocchio sinistro. Ah, che meraviglia! Se avete fastidi al collo, guardate pure a terra, eh? Benissimo. Espiro, guardo a terra, riappoggio il ginocchio sinistro se lo avevo sollevato, appoggio la mano destra e riporto il piede destro puntando in avanti. Inspiro, mi sollevo, Anjaneyasana. Sollevo le mie braccia, morbide le spalle, se preferisco posso prendermi i gomiti, incrociare i pollici, unire le mani, quello che voglio. Apro bene. Benissimo. Espirando piano mi inchino giù, appoggio le mani alla terra, punto il piede sinistro, espiro. Cane a faccia in giù. Inspirando lentamente srotolo, linea retta. Espiro, appoggio le ginocchia, inarco la mia schiena, mento e petto a terra. Inspiro, Bhujangasana. Espiro, cane a faccia in giù. E andiamo sull'altro lato, quindi sistemate un attimo la posizione. Premete bene con le vostre mani a terra, i vostri gomiti rimangono distesi. Inspiro sulla gamba sinistra, su verso l'alto, flettete pure il ginocchio destro se avete bisogno, la gamba sinistra è attiva. Guardo in avanti, espiro, ginocchio sinistro al gomito destro. Inspiro, torno indietro. Espiro, torno avanti. Espiro, vado indietro. Scusatemi, espiro avanti, inspiro ginocchio sinistro al petto, espiro piede sinistro al centro delle mie mani, giù il ginocchio destro, mi raccomando il ginocchio destro è ben lontano da voi, eh? Collo del piede destro a terra, ruoto il piede sinistro verso l'esterno di circa 45 gradi, premo bene sulla mia mano destra, mano sinistra all'interno della coscia sinistra, spingo via il mio ginocchio e apro. Accompagno più che spingo, senza forzare troppo. Posso fermarmi qua o sollevo il ginocchio destro. Benissimo. Espiro, guardo a terra, appoggio il ginocchio destro a terra, ripunto in avanti il mio piede sinistro. Sistemo la posizione, inspiro. Anjaneyasana. Mi sollevo qui di nuovo. Prendo i gomiti, posso anche tenere le mani sui fianchi se preferisco. L'importante è sentire che sto creando una sorta di sfera con il mio corpo. Espirando piano piano mi inchino, appoggio le mani alla terra, punto il piede destro, espiro, cane a faccia in giù. Mi sollevo sulla punta dei piedi. Lentamente inspirando, srotolo la mia colonna, mi porto nella panca. Appoggio le ginocchia a terra, inarco la mia schiena, giù mento e petto. Inspiro, Bhujangasana, il cobra. Espiro, cane a faccia in giù. Rimaniamo un istante nel cane a faccia in giù. Rilassate bene la testa. Lasciate il respiro morbido. Il cane a faccia in giù è una posizione di rilassamento, quindi sentiamo proprio come ci abbandoniamo, gli ischi salgono verso il cielo. Inspirando di nuovo, su la gamba destra al cielo. Su verso l'alto, ovviamente fletto leggermente il mio ginocchio sinistro. Guardo in avanti, espiro. Piede destro al centro delle mie mani. Se si ferma prima, lo prendo e lo spingo in avanti. Mi guardo un istante, la gamba sinistra è ben distesa. I polpastrelli premono a terra delle mani e spingo il petto in avanti. Espiro, assorbo l'ombelico verso la colonna. Inspiro, mi sollevo, appoggio un istante le mani sui fianchi e trovo bene il mio centro. Mi deve tirare leggermente davanti all'attaccatura della gamba sinistra. Si chiama flessore dell'anca. Benissimo. Inspiro. Vado a distendere il braccio destro lungo la spalla, faccio un grande movimento e appoggio la mano destra fra le scapole. Inspiro, sollevo il braccio sinistro.
espiro, provo a prendermi le mani dietro la schiena. Se non arrivo, prendo la maglietta, il top, dove arrivo? Benissimo. Apro bene, mi appoggio leggermente indietro. Espiro, piego verso destra con il busto. Qui sentite come vi tira il fianco sinistro, vi tira l'attaccatura della gamba sinistra. Bene, inspiro, mi riporto al centro, sciolgo le mie braccia, sollevo le braccia al cielo, unisco i palmi delle mani oltre la mia testa, espirando, porto le mani in preghiera davanti al cuore, allungo bene il lato sinistro, appoggio il gomito sinistro oltre il ginocchio destro, premo bene una mano contro un'altra e ruoto. Posso fermarmi qua o se riesco, appoggio la mano sinistra a terra all'esterno del piede destro, sollevo il braccio destro. E strizzo la colonna. Spingete bene il petto in avanti, sulla gamba sinistra. Espiro, guardo a terra, piano, appoggio le mie mani a terra sotto le mie spalle. Inspiro, linea retta, panca. Unite bene i vostri piedi al centro. Benissimo, da qui. Distendiamo in avanti il braccio sinistro, cadiamo sul taglio esterno del piede destro e siamo in Vasisthasana. Se è troppo, porto avanti il piede sinistro. Espiro, guardo a terra, appoggio la mano sinistra a terra, inspiro, linea retta, espiro, appoggio le ginocchia, inarco la mia schiena, mento e petto giù. Inspiro. Bhujangasana, espiro, cane a faccia in giù. Fermatevi qui un istante, se avete bisogno, camminate sul posto, sciogliete la testa. Se è troppo potete anche appoggiare giù le ginocchia e portarvi in balasana e fermarvi qua un istante. Benissimo. Quando abbiamo recuperato bene il respiro, inspirando, solleviamo la gamba sinistra, su, 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 su verso l'alto. Flettiamo leggermente il ginocchio destro, guardo in avanti, espiro. Piede sinistro al centro delle mani, se si ferma prima lo prendo, lo spingo in avanti. Gamba destra, super ben distesa. Coscia destra che spinge verso l'alto, guardo in avanti. Espiro, attivo l'addome. Inspiro, vengo su. Mani sui fianchi un istante. Aiutatevi a spingere avanti l'anca destra, indietro la sinistra. Il tappetino che scivola. Benissimo. Distendo il braccio sinistro lungo la spalla sinistra. Guardo la mano sinistra, espirando, appoggio la mano sinistra fra le scapole. Inspiro, sollevo il braccio destro. Espiro, mi prendo le mani dietro la schiena, oppure pantaloncini, maglietta, quello che sia, reggiseno. Inspiro, mi allungo. Espiro, piego verso sinistra. Benissimo. Spingete leggermente indietro con la testa in modo da aprire bene la spalla destra. Inspiro, torno al centro. Sollevo le braccia verso l'alto, sfioro il soffitto con i polpastrelli. Unisco le mani in preghiera oltre la mia testa, espirando, porto le mani in preghiera davanti al cuore. Allungo il lato destro. Appoggio il gomito destro oltre il ginocchio sinistro, addirittura l'ascella oltre il ginocchio e ruoto. Su con la coscia destra, posso fermarmi qua oppure mano destra a terra sul braccio sinistro. Strizzate bene la colonna. Espiro, guardo a terra, appoggio le mani sotto le mie spalle. Premo forte con decisione sulle mie mani, guardo in avanti, inspiro, panca e unisco i miei piedi al centro. Stendo in avanti il braccio destro, cado sul taglio esterno del piede sinistro, Vasisthasana. Posso portare avanti il piede destro se è troppo. Aprite bene il petto. Benissimo. Guardo a terra, mano destra a terra, inspiro panca, espiro giù le ginocchia, inarco la mia schiena,
giuro in petto. Inspiro, Bhujangasana, espiro, cane faccio in giù. Un attimo che sistemo il tappetino che ha camminato benissimo. Ovviamente in qualsiasi momento giù Balasana, così recuperate un attimo. Benissimo. Inspiro, di nuovo su al cielo la gamba destra. Su, 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 verso l'alto, guardo in avanti, espiro. Piede destro al centro delle mani. Da qui, piano piano, ci solleviamo, mi giro verso di voi. I piedi sono separati, più o meno, ops. Se allargate le vostre braccia, avete caviglie e polsi sulla stessa linea, più o meno. Benissimo. Mani sui fianchi. Strizzate bene i vostri gomiti, sollevate il mento. Potete anche piegare le ginocchia se serve. Portate il peso sull'avampiede. Inspiro, sollevo lo sterno. Espirando, piano piano, con la schiena ben dritta, ci inchiniamo in avanti. Andate piano. Piano, piano, piano. Benissimo. Quando potete toccare le mani a terra, capite se riuscite ad aprire un pochettino di più i vostri piedi. Non dobbiamo aprirci del tutto, eh? Benissimo, lasciatevi cadere giù. Peso tutto in avanti, potete flettere le ginocchia se serve. Eventualmente camminate anche un po' indietro con le mani. Qui vorrei che sentiste, oltre ovviamente i bicipiti femorali, che sentiste un pochettino l'interno coscia allungarsi, poi vi dico anche perché, e soprattutto un pochettino la schiena. Quindi quando andiamo giù cerchiamo di non curvare, ma di spingere in avanti il petto. Come se volessimo portare proprio il cuore in mezzo alle ginocchia. Espirate profondamente, qui potete anche espirare dalla bocca, in modo da sentire proprio che lasciate andare, che buttate fuori tutto quello che non volete tenere dentro. Benissimo, inspiro, stendo le mie braccia, guardo in avanti. Qui forti sull'addome, appoggio le mani sui miei fianchi e strizzo i gomiti. Lentissimamente, inspirando, torno su, 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 su. Andate piano, se no vi giro la testa. Perfetto. Andiamo a ruotare i piedi verso l'esterno. Ops. Ora, non importa se i piedi non sono proprio a 180 gradi, eh? Mi raccomando, non spingiamo indietro il bacino, altrimenti le ginocchia collassano verso l'interno. Portiamo in avanti il bacino, la schiena è ben dritta e flettiamo le ginocchia. Possiamo anche, anzi iniziamo appoggiando le mani sulle ginocchia, che è un po' più facile. Senza strizzare le spalle, portiamo bene il petto avanti. Benissimo. Da qui, per iniziare un pochettino a scaldare, ci dondoliamo a destra e a sinistra. Fatelo lentamente, sentite che quando passate dal centro scendete un po' e poi stendete una gamba e piegate l'altra. Benissimo. Fermi al centro. Andiamo a ruotare con il busto verso destra. Con la mano sinistra spingiamo via il ginocchio sinistro e apriamo in questa piccola torsione. Qua è un pochettino più semplice, quindi possiamo piegare un po' di più le ginocchia. Benissimo. Espiro, torno al centro. Inspiro, con la mano destra spingo via il ginocchio destro, mento alla spalla sinistra. Benissimo, espiro, torno al centro. E da qui forza e coraggio. Veniamo su. Mani unite in preghiera davanti al cuore, ginocchia flesse. Chi volesse soffrire proprio al massimo, si porta sulla punta dei piedi, sollevando i talloni. Sentite proprio che non spingete il sacro indietro, ma lo richiamate verso il centro della terra. Quindi l'addome basso e attivo. Benissimo, da qui andiamo a distendere in avanti le nostre braccia. Portiamo il braccio destro sotto al sinistro e con la mano destra afferriamo il polso sinistro. Sui gomiti, bene avanti le mani, ginocchia flesse, inspiro in arco. Fino a
portare quasi i miei avambracci paralleli al soffitto. Inspirando piano piano mi inchino, vado giù, non sciogliete le braccia, lasciatele lì, fate cadere gli avambracci verso la terra e sentite come si allunga la parte fra le scapole. Qui le ginocchia sono piegate. Benissimo. Espiro, sciolgo le mie braccia, le faccio cadere a terra. Inspiro, guardo in avanti, mi risollevo. Di nuovo in Goddess Pose. Se è troppo, stendo un attimo, sciolgo. Quando ho ritrovato bene e le gambe non sono più a fuoco, espiro, mi siedo. Ridistendo le braccia davanti a me, braccio sinistro sotto al destro e con la mano sinistra afferro il polso destro. Sollevo i gomiti e porto avanti le mie mani. Benissimo. Inspiro, su. In questa posizione delle braccia, quando porto su, sento che in arco la parte toracica della colonna, che è la parte sulla quale principalmente vogliamo lavorare. Espiro, mi inchino in avanti, i miei avambracci vogliono cadere verso la terra in modo da allungare la muscolatura fra le scapole. Lascio cadere la testa. Mi raccomando, ginocchia flesse. Benissimo, da qui sciolgo, premo con le mani a terra, inspiro, torno su e mi risiedo in Goddess Pose, mani sulle ginocchia o mani in preghiera davanti al cuore. Bene, espiro, stendo le mie gambe per la vostra gioia, riporto i piedi paralleli tra di loro e di nuovo appoggio le mani sui fianchi. Ora posso fermarmi con le mani sui fianchi e i gomiti stretti. Se riesco, vi faccio vedere, andiamo ad intrecciare le dita dietro la schiena con i palmi uniti. Ruotiamo indietro le spalle, andiamo con le mani verso la terra e stacchiamo le mani dietro. Questo solo se non mi dà troppo fastidio le spalle. Da qua, peso sull'avampiede, inspiro, sollevo il cuore, espiro, mi lascio cadere giù. Continuate a sentire il peso tutto quanto in avanti sulle dita dei piedi. Le ginocchia possono tranquillamente flettersi, la testa deve proprio cadere pesante, le spalle cadono pesanti. Ah, e di nuovo, come prima, possiamo espirare profondamente dalla bocca. Ah, lasciamo cadere i pesi. Benissimo, sciolgo l'intreccio delle mie mani. Le lascio cadere pesante a terra sotto di me. Bene. Inspiro, stendo le braccia, vado a ruotare il mio piede destro di 90 gradi verso destra, porto le mani sotto le mie spalle, espiro, cane a faccia in giù. Di nuovo, inspiro, su al cielo la gamba destra, su verso l'alto, il ginocchio sinistro è micro sbloccato. Guardo in avanti, espiro, piede destro al centro delle mie mani. Se si ferma prima lo prendo e lo spingo in avanti. Piede sinistro a terra 45 gradi. Punto i polpastrelli, inspiro, guardo avanti. Espiro. Secondo guerriero di Shiva. Mi metto in modo che mi vediate. Benissimo. Il vostro ginocchio destro è rivolto verso il terzo dito del piede, quindi leggermente all'esterno. Mento la spalla destra, apro bene il petto. Siete dei guerrieri, quindi siete belli attivi. Benissimo. Espiro, stendo la gamba destra. Inspiro, sollevo leggermente le mie braccia. Espiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo verso destra. Quando non posso più allungarmi, appoggio la mano destra sulla tibia, a terra, sulla caviglia, basta che non sia proprio il ginocchio. Sollevo il braccio sinistro verso l'alto. Benissimo. Appoggiatevi un po' indietro, sentite come si libera bene il vostro fianco sinistro. Espiro, braccio sinistro oltre la mia testa e allungo bene. Benissimo. Poi in questa posizione è facile che il collo ci dia fastidio. Guardiamo pure a terra. Adesso inspiro sul braccio sinistro verso il soffitto. Espiro, in avanti il braccio destro. Espiro di nuovo. Secondo guerriero. Appoggio la mano sinistra sulla coscia sinistra
Inspiro, Viparita Virabhadrasana, il guerriero di pace. Letto indietro, benissimo. Espiro, elicottero con le braccia, appoggio le mani a terra. Espiro, cane a faccia in giù. Qua potete fermarvi nel cane a faccia in giù, oppure chi di voi vuole fa il vinyasa. Quindi inspiro, linea retta. Espiro, chaturanga. Inspiro, cane a faccia in su. Espiro, cane a faccia in giù. Inspiro, sollevo al cielo la gamba sinistra. Su, 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 verso l'alto. Guardo in avanti, espiro. Piede sinistro fra le mani. Piede destro a terra a 45 gradi. Punti polpastrelli, inspiro, guardo in avanti, apro il petto. Espiro, secondo guerriero. Mi giro di qua, così mi vedete. Sbam. Perfetto. Sentitevi proprio quasi come se con il tappetino volete fare una fisarmonica, spingendo un piede verso l'alto in modo da attivare la muscolatura interna. Come vi dicevo prima, mi interessa che sentiate oggi questa parte interna delle cosce e comunque interna, giù fino ai piedi, perché è lì che scorre il meridiano del fegato, che è un meridiano molto importante in questa stagione primaverile. Espiro, stendo la gamba sinistra. Inspiro, sollevo leggermente le mie braccia. Espiro, mi allungo. Mi allungo verso sinistra quando sento che oltre non posso andare, mano sinistra sulla tibia, la caviglia, a terra, dove sia, braccio destro verso l'alto. Apro in uttita trikonasana, nel triangolo in estensione. Quindi estensione del fianco destro. Espiro, braccio destro oltre la mia testa. E ruoto. Di nuovo, se vi dà fastidio il collo, guardate tranquillamente a terra. Benissimo. Inspiro sul braccio destro al soffitto. Espiro, braccio sinistro in avanti. Inspiro qua, espiro, secondo guerriero, inspiro, guerriero di pace. Allungate questa volta il fianco sinistro. Espiro, elicottero con le braccia, mani a terra. Posso andare subito espirando nel cane a faccia in giù e qua fermarmi, oppure se voglio, inspiro linea retta, espiro chaturanga, inspiro cane a faccia in su, espiro. Cane a faccia in giù. Benissimo, questa volta inspirando, do un grande passo avanti con la gamba sinistra, mi sollevo e riporto i piedi paralleli tra di loro. Come abbiamo fatto prima. Ci giriamo dall'altro lato. Perfetto. Di nuovo, se volete, prendete la misura allargando le braccia. Sotto i polsi dovremmo avere più o meno le nostre caviglie. E poi riportiamo le mani sui fianchi. I piedi hanno gli alluci leggermente rivolti indentro. Benissimo. Sollevo il petto. Espirando, piano, 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 mi inchino. Pianissimo. Quando scendete, sentite che il peso è così tanto in avanti che quasi vi viene da cadere. Molto bene. Quando arrivate con la vostra colonna parallela a terra, appoggiate i polpastrelli della mano sinistra a terra sotto la spalla sinistra. Premete bene. Inspiro sul braccio destro, espiro braccio destro parallelo a terra, inspiro sul braccio destro, espiro giù, inspiro, espiro, inspiro sul braccio destro, ruoto la mia mano, provo a prendere l'interno del fianco sinistro, pantaloncino, maglietta, quello che sia, apro bene la spalla destra indietro, proviamo a mantenere il bacino ben allineato. Benissimo, strizzate la colonna. Molto bene. Espiro, guardo a terra. Inspiro, sollevo il braccio destro verso il cielo. Espiro, la mano destra si appoggia a terra al posto della mano sinistra. Inspiro, sollevo il braccio sinistro. Espiro, braccio sinistro parallelo a terra. Inspiro su. Espiro giù. Inspiro su, espiro giù, parallelo a terra. Inspiro su, espiro, ruoto, afferro, pantaloncino, maglietta, fianco, quello che sia. Apro bene la spalla sinistra indietro, il bacino allineato, strizza la colonna. E qui vedrete, stiamo lavorando in asimmetria, quindi prima un lato e poi un altro.
è possibile che avvertiate differenze tra i due lati. Benissimo, espiro, guardo la mano destra. Inspiro, sollevo il braccio sinistro. Espiro, appoggio le mani a terra. Premete bene sui polpastrelli, mi sposto un pochettino più di qua così mi vedete. Inspiro, allungo la colonna. Espirando, vi inchinate giù verso il basso. Se riuscite con le mani, afferrate talloni, caviglie, polpacci, quello che dove arrivate. Piegate i vostri gomiti e lasciate cadere la testa verso il basso. Tutto il peso si porta sull'avampiede, quindi sulle dita dei piedi. Allungate bene, non soltanto le catene posteriori, le ginocchia possono flettersi, sentite anche l'interno delle cosce, se avete bisogno potete allargare di più i piedi. Quindi i piedi più sono aperti, più la posizione è facile, perché diamo modo al bacino di ruotare. Benissimo. Bene. Riporto le mani sotto le mie spalle, inspiro, allungo la colonna, espiro, mani sui miei fianchi e strizzo i gomiti. Lentamente, inspirando, mi riporto su. Attenzione che non mi giri la testa. E da qui ci riportiamo in avanti, nella parte alta del tappetino. Strizziamo bene i nostri gomiti, lo sguardo è all'altezza dei nostri occhi. Andiamo a portare tutto quanto il peso sul nostro piede sinistro e a sollevare di appena qualche centimetro il piede destro. Rimanendo in questa posizione, provate a chiudere i vostri occhi e a chiedervi cosa cambia se gli occhi sono chiusi. Sentite come siete molto più attenti ai rumori e ai movimenti della gamba sinistra per farvi mantenere l'equilibrio. Nel momento in cui poi riaprite gli occhi, è tutto molto più facile. Appoggiamo il piede sinistro destro all'interno della caviglia sinistra. Lentamente lasciamo salire il piede per poi aiutarci con la nostra mano destra a portare il piede quanto più in alto riusciamo all'interno della coscia sinistra. Attenzione, la gamba destra, il ginocchio destro ha circa 45 gradi di angolo rispetto al mio tronco perché vogliamo mantenere una tridimensionalità del corpo. Mani sui fianchi se riesco, apro bene il petto. Posso anche continuare a mantenermi sul piede. Se riesco unisco le mani in preghiera davanti al cuore. Sguardo fisso. Se riesco, inspirando, sulle braccia oltre la testa. Intreccio 10 dita, rivolgo i palmi delle mani al soffitto. Immaginate che sulle vostre mani state sorreggendo il soffitto, quindi spingete verso l'alto. Espirando, flettiamo il busto e le braccia verso destra. E sentiamo come allunghiamo il nostro fianco sinistro. Benissimo. Inspiro, mi riporto al centro. Espiro lentamente. Vado ad appoggiare le mani sui miei fianchi. Inspiro, punto in avanti il ginocchio destro. Espiro, stendo la gamba destra. Inspiro, apro il petto. Espirando lentissimamente. Mi porto in avanti con il busto, la gamba destra da un grandissimo passo indietro. Appoggio il ginocchio destro a terra, inspiro, sulle braccia verso l'alto, Anjaneyasana. Espiro, appoggio le mani a terra, cane a faccia in giù. Di nuovo, posso fermarmi nel cane a faccia in giù? O se preferisco, inspiro, vinyasa, panca. Espiro, chaturanga. Inspiro, cane a faccia in su. Espiro. Cane a faccia in giù. Dal cane a faccia in giù ci solleviamo sulla punta dei piedi continuando a spingere forte con le braccia verso le cosce e iniziamo guardando in avanti a fare dei piccolissimi passetti in avanti con consapevolezza sapendo che il sacro sale sempre di più verso l'alto. Qua se ho bisogno mi porto sulla punta dei polpastrelli fino a ritrovarmi con i piedi in mezzo alle mie mani. Punto i polpastrelli, fletto le ginocchia, inspiro, allungo la mia colonna, espiro, dalla bocca mi lascio cadere giù. Posso anche abbracciarmi le cosce, se voglio posso prendere i gomiti. Fatevi cadere giù, completamente rilassati verso il basso. Testa pesante, spalle pesanti. Lasciate che
in questa posizione, si chiama Uttanasana, la forza di gravità lavora per voi. Flettiamo ancora di più le nostre ginocchia, rilasciamo le nostre braccia verso il basso e lentamente, inspirando, vengo su, srotolando una vertebra alla volta, piano, piano, piano. Quindi sentiamo che è come se andassimo a contare le nostre vertebre. Testa e spalle vengono su per ultime. E ci ritroviamo di nuovo in Tadasana. Per cui, mani sui fianchi, sguardo all'altezza dei nostri occhi. Poi chiudiamo gli occhi, andiamo a portare il peso sul piede sinistro e a sollevare di 1 centimetro il piede destro. Sentiamo cosa succede, diventiamo molto più vigili, sentiamo molto di più rispetto a quando abbiamo gli occhi aperti. Bene, riapriamo i nostri occhi, appoggiamo il piede destro all'interno della caviglia sinistra, sempre il ginocchio leggermente a 45 gradi rispetto al corpo. Facciamo salire piano piano, poi con la mano, ho sbagliato, era il sinistro? Ho sbagliato, scusatemi, dovete far salire il piede sinistro. Appoggiate all'interno, il tallone preme verso l'interno della coscia. Troviamo il nostro equilibrio, mani in preghiera davanti al cuore. Sentite il bacino che si porta in avanti, la schiena indietro. Se riesco, sulle braccia. Intreccio 10 dita e rivolgo i palmi delle mani al soffitto come se sostenessi il soffitto sulle mie mani. Allungo bene la colonna, espiro, piego verso sinistra. Questa volta sto distendendo tutto quanto il lato destro. Benissimo. Inspiro, torno al centro. Espiro, mani sui fianchi. Inspiro, punto in avanti il ginocchio sinistro, mi giro in avanti. Espiro, stendo la gamba sinistra. Inspiro, apro il petto. Espiro lentamente. Mi inchino in avanti con il busto, do un grande passo indietro con la gamba sinistra. Ginocchio sinistro a terra, inspiro, Anjaneyasana. Espirando, appoggio le mani a terra, cane a faccia in giù. Posso fermarmi qua, chi di voi volesse, inspiro. Linea retta, espiro, Chaturanga. Inspiro, cane a faccia in su. Espiro, cane a faccia in giù. E da qui, piano piano, camminando, mi porto a sedere a terra. Benissimo. Ci sediamo, scusate, controllo l'orario. Ok. Ci sediamo e andiamo ad allargare le nostre gambe. Quindi, quando abbiamo le gambe allargate, dobbiamo avere i piedi con le dita rivolte verso il soffitto. Non indietro e non in avanti. Perfetto. Aprite di quello che potete. So che non è molto elegante, però dovete spostare il volume degli glutei in modo da sentire bene gli ischi a terra. Non dobbiamo sederci qua. Dobbiamo spingere bene il petto in avanti. Se non riuscite, quindi se la tendenza è quella a chiudervi, prendete un cuscino o un blocchetto da yoga e vi sedete sul blocchetto. Ok? Aprite bene il petto. Andiamo. Espirando, piano piano scendere giù con il busto, ma di nuovo senza chiuderci, con il petto bene aperto. Se riusciamo, prendiamo o gli alluci o addirittura l'esterno dei piedi, sempre senza rattrappirci. Petto bene aperto, posso flettere i gomiti all'esterno e piano piano scendere un pochettino in più. Benissimo. Inspiro, torno su, allungo la colonna. Espiro, sciolgo la posizione. Con la mano sinistra afferro l'esterno del ginocchio destro, del polpaccio, se riesco, l'esterno del piede destro. O quello che riesco. Inspiro, apro il braccio destro indietro e ruoto. Mi mento alla spalla destra, se riesco con la mano destra, posso anche afferrare il fianco sinistro e strizzare bene la colonna. Espiro, torno al centro, sciolgo la posizione, allungo bene la colonna verso l'alto. Mano destra al piede, al polpaccio,
al ginocchio, dove arrivo? Inspiro, apro e se riesco, prendo l'interno del fianco destro. Cercate di non chiudere le vostre spalle, ma l'idea è sempre quella di mantenere la colonna dritta. Attenzione a non staccare il gluteo destro da terra, eh? Abbiamo entrambi i glutei a terra qui. Benissimo. Espiro, guardo in avanti, sciolgo la posizione e vado a sedermi in una posizione comoda. Normalmente si porta il tallone destro davanti all'inguine, il piede sinistro davanti al destro. Di nuovo dobbiamo sentire che ci sediamo comodi sui nostri ischi. Se così non fosse, prendiamo un blocchetto, una coperta, un cuscino e ci sediamo su un supporto. Appoggiamo i polsi sulle nostre ginocchia, quindi i palmi delle mani sono rivolti verso l'alto. Chiudiamo gli occhi. Prima cosa che facciamo è assicurarci di poter rilassare completamente i tratti del viso. Quindi stiamo rilassando le labbra, separandole leggermente. I denti appena appena si sfiorano. Cerchiamo progressivamente di non chiuderci, ma la schiena è ben dritta, il petto è ben aperto, il mento parallelo a terra. I polmoni sono le finestre che noi abbiamo rivolti verso il mondo, quindi dobbiamo tenerli ben estesi, ben aperti. In questa pratica abbiamo lavorato sulla nostra capacità personale, fisica, di attivare il meridiano del fegato e della cistifellea, che sono il nostro sistema di disintossicazione. Non abbiamo bisogno di nessuna sostanza, noi abbiamo dentro di noi tutto quello che ci serve. In quest'ultima brevissima meditazione finale vorrei che cercaste dentro di voi non tanto la capacità di disintossicarci che noi abbiamo, quanto più la nostra volontà di non assorbire ciò che ci, tra virgolette, intossica, ovvero la nostra capacità di discernere ciò che è adeguato per noi da ciò che non lo è. E coltivare al nostro interno la presenza, che ci permette sempre, in ogni istante, di chiederci: mi fa bene, ho bisogno di questo. È veramente necessario. Raccogliamo le mani in preghiera davanti al cuore. Recliniamo di poco il mento verso il petto. Lasciamo che le nostre mani piano salgano fino a sfiorare la nostra fronte. Auguriamoci di avere soltanto idee adeguate. E poi le mani scivolano fino a sfiorare le labbra. L'augurio è quello di pronunciare soltanto parole sincere. E infine sfioriamo il nostro cuore con le mani, con l'augurio di essere onesti con i nostri sentimenti. Namaste.
Bene, io vi ringrazio tutti, ringrazio come sempre Roberto che ci dà occasione di incontrarci. Se avete qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio sulla pratica potete scrivere un commento su On Dance o sulla mia pagina personale e vi rispondo il prima possibile. Grazie a tutti quanti per aver partecipato, vi auguro buona giornata. Namaste. Per chi mi sta chiedendo come si fa a seguirmi, c'è la mia pagina personale che è Marta underscore Castronuovo oppure la mia associazione che è Yoga a Porté. Comunque trovate tutto quanto sulla pagina di On Dance. Buona giornata!